senti male? Anche tu ti senti male? No, non me ne parlare. Se tu sentissi... Ho un dolore qui che mi fa un giro esterno come fosse una circonvallazione. Si ferma qui un paio d'ore, poi riprende di corsa e arriva al punto di partenza. Io non ti volevo neanche dir nulla. Sai, Pallanti sta benissimo. Sono io che l'ho pregato di far venire il dottore per visitarlo. Veramente? Credevi che fosse la mia trovata? Dio mio, a che punto siamo potuti arrivare? Abbiamo passato dei mesi infernali. Dobbiamo proprio ringraziare i nostri cari nipotini. Ma tu, ma come hai fatto a credere che io... E tu come hai fatto a credere che io... Ma io ho sentito lo strillo e poi sono arrivate tutte quelle cartoline. Io ho visto le fotografie e le telefonate. Adesso non mi importa più niente, guarda, mi sento tanto male. Appunto, se non ci diciamo, tutto ora che può essere la fine, quando ce lo diciamo? Cioè, credimi, io non sono quel donnaiuolo che hanno voluto farti credere. E poi tutte quelle donne che hanno scritte, io non ho mai conosciute. Guarda, a dir la verità, ora mi sembra di non averci creduto mai. Poi mi sono accorta, sai, che le cartoline avevano tutte la medesima calligrafia. Confidenza per confidenza. Vedi, io riguardo quel cacciavite... No, caro. Non sono stato mai convinto. Punteruoli. Che punteruolo cacciavite. Però lo zucchero a te piaceva, eh? Ma che c'entra? Lo zucchero piace anche a cavalli, eh? E le telefonate? Quelle sono state fatte da qualcuno che ci vuol di molto bene agli altri. Celestino, mio nipote. E Nella, mia nipote. Hai ragione. Gli eredi. Mascalzoni, ci hanno rovinato l'esistenza, ci hanno rovinati. Lo vedi, caro, non serve essere maggiorenni. Prima di sposare avremmo dovuto chiedere il consenso agli eredi. E non te l'avrebbero dato. I parenti, quando sono ricchi e maggiorenni come noi, hanno un solo dovere nella vita, quello di morire al più presto possibile. Morire? Proprio adesso che tutto potrebbe tornare bello come prima e ci si deve lasciare. Proprio sotto Pasqua. E mi dispiacerebbe non sentire più le campane. No, conca mia, no, conca mia. Tu devi essere tranquilla, tu. Tanto, vogliono solo i mariti. No, no, no. Sì. Io mi sento male. E poi mi sai dire che farei al mondo da sola. Preferisco morire con te. Hai ragione. Ci siamo conosciuti lassù ed è giusto ritornarci insieme lassù. Ma no, un momento. Se vado lassù, mi metterò vicino a lei. Ed io vicino a lei ci sono già stato 24 anni. Mentre con te sono stato poco tempo. Io con Paolo 21 anni. Lo vedi? Mi viene un'idea. Se facessimo mettere loro due insieme da una parte e noi due invece da un'altra... Ma no, poverini, quelli non si conoscono neanche. E cosa vuol dire? Con l'andare del tempo possono fare amicizia. Ste cose lo so io come vanno a finire. Buonasera, signora. E che fai qui? Avete già chiuso il negozio? Ma chi ti ha chiamato? L'ho chiamato io. Il negozio. Il negozio. Stanno con piede nella fossa e pensano al negozio. Adele, noi ci sentiamo un po' male, è vero, ma non è mica...